Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E siamo sempre noi e siamo pronti per iniziare come sempre una nuova puntata di Made in Polesine, come sempre su Radio Diva FM e anche su Made in Polesine Web TV. Allora, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buongiorno, benvenuti. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Settimana? Sì? Ma sì, dai. Tutto fresco, fa caldo. Un po' di fresco finalmente è arrivato, però dai. Siamo sempre in piena estate. Allora, i nostri titoli di oggi. Cinema Eden riapre dopo 5 mesi, però. Election Day. Alla fine. Ah sì, aspettavo. Scusa, questa fascia separatrice. Un titolo un po' più lungo. Esatto, no. Election Day e basta poi. Okay. Smart Working di servizi. C'è anche questo. Stato e italiani. Poi ultimo, maltempo tra agricoltura e turismo. E questi sono i titoli di oggi. Ma il tempo simulato. Una tonata ci voleva. Va bene. Non provvedere con effetti speciali. Sì, perché va bene. Perché lo studio non è. Non è grandissimo. Quindi è meglio evitare. Certo. L'effetto speciale. Certe situazioni. Lo saltiamo. Allora, ci sentiamo tra pochissimo. Abbiamo un cincinico, diciamo noi, per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Ed eccoci, allora siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Allora, primo titolo che andiamo ad affrontare, parliamo del Cinema Eden qui di Portoviero, che riapre ben dopo 5 mesi. Ecco, non so, onestamente non so se gli altri cinema stanno riaprendo, hanno riaperto, riapriranno, eccetera, eccetera, per il fatto che l'unico cinema della provincia di Rovigo bassa, quello che ha resistito. Perché tutti gli altri abbiamo tra incendi e altre cose, sì. C'è solo Badia, mi sembra, e Portoviro, quindi onore al merito prima di tutto a Portoviro. Però il fatto che sia stato chiuso, innanzitutto solidarietà all'azienda che gestisce appunto il cinema, perché è stato chiuso 5 mesi, ne parlavamo proprio fuori onda prima, cioè se dovessimo affrontare un altro lockdown, altri 2-3 mesi di chiusura, l'Italia va veramente a adesso siamo in difficoltà, però va veramente a cartoni, nel senso che va a tirare su nei cartoni e immondizie, perché vabbè, siamo tutti entreremo veramente tutti in difficoltà estrema. Quindi è un fatto positivo che anche il cinema è un segno di normalità. Poi dopo ci sono tutti questi segnali di bisogna stare attenti, in settembre qua, in settembre là, cominciamo a non parlarne forse. Che sarebbe meglio. Cioè, per e così la gente un po' si tranquillizza. Per fare terrorismo, sicuramente. Perché poi dopo ne parleremo dopo per il discorso dello smart working, eccetera. Però c'è veramente un'Italia divisa in due, da una parte un'Italia pubblica, da una parte un'Italia che lavora nel privato. L'Italia nel privato in questo momento non sta soffrendo, sta morendo. È di più. E quindi segnale positivo, l'abbiamo segnalato perché appunto è sintomo di una normalità che sta arrivando, il fatto che il cinema di Portoviro, Cinema Eden, riapre. E poi tra l'altro un fatto di costume, siccome il 20-25 aprile del 2020 doveva essere presentato in anteprima Nutria Man 4, sì, probabilmente i primi di settembre, i primi di ottobre verrà presentato Nutria Man 4, quindi questo è un fatto anche di normalità ma anche di orgoglio, perché è fatto da nostri concittadini qua del Basso Polesine, sta veramente spopolando in tutta, perlomeno in tutto il Veneto. Tutto il Veneto. Bravi. Interletto Veneto, interletto proprio il nostro, sì, polesine. Tagliante, contaminante, eccetera. Va bene, allora questo è buon segno. Questo era il nostro primo argomento che abbiamo esaurito di già, ci ritroviamo tra pochissimo per continuare ovviamente la puntata di oggi di Made in Polesine. Siamo rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine, appunto. Oggi mi sento una voce molto... C'è la voce da uomo. Non lo so, la voce da uomo. Hai fatto lo sviluppo. Sì. Un po' tardi. Un po' tardi, ma l'hai fatto. Però dai, ce l'ho fatta anch'io. Mi sento... l'effetto cuffia, non so. Mi sento umile. Parliamo di Election Day. Allora, ricordiamo che il 20 settembre c'è l'Election Day, praticamente, in tutto il Veneto e in altre parti. In Italia si vota per le regionali, nel Veneto anche molti comuni vengono
devono essere, devono presentare i nuovi sindaci, ricordiamo si vota addirittura a Venezia, capoluogo della nostra regione, eccetera. Però, allora, che dire, la provincia di Rovigo è poco rappresentata, purtroppo abbiamo un paio di consiglieri regionali, abbiamo un assessore, fortunatamente, che è Corazzari, e Azzalin da una parte e la Bartelli dall'altra, però di non dimenticare nessuno per quanto riguarda la provincia di Rovigo. Ricordiamo che tra la provincia di Rovigo abbiamo anche un deputato, e quindi qua parte la polemica. Te lo ricordavi? C'è la deputata di Badia Polesine, votata per la Lega, che si chiama Giacometti. Sì. Giacometti? Nel senso che... Cioè, ti ricordi qualcosa che possa aver fatto di importante la Giacometti? L'hai vista presiedere qualche inaugurazione? Sinceramente non me lo ricordo. Ecco, quindi questo è molto grave. Cerchiamo di votare persone che ci possono rappresentare, non stiamo facendo uno spot per nessuno, assolutamente. Però abbiamo bisogno di persone, primo, che ci credano nel territorio, che abbiano l'amore di far venire questa terra alla ribalta, non solo veneta ma anche nazionale. E quindi qua è una tirata d'orecchi alla deputato Giacometti, che secondo me è un'illustra sconosciuta, mi dispiace. E poi appunto cerchiamo di votare persone che prenderanno a cuore la crescita di questo nostro territorio. Quindi meditate, votate persone delle quali vi fidate. Naturalmente non possiamo far nomi perché... No, assolutamente, però... un appello che lo diciamo da polesani convinti, voi se ci state seguendo sapete quanto abbiamo a cuore questo nostro territorio, e abbiamo a cuore anche che magari chi andrà a Palazzo Balbi possa rappresentarci al meglio. Questo se avessimo più consiglieri regionali del nostro territorio a Venezia sarebbe molto meglio. Senza nulla togliere che Corazzari ha fatto un buon lavoro, però vabbè, visto che era anche assessore, e anche Azzalini, e anche la Bartelli, però vabbè. Meditiamo. Okay. Va bene, allora questo era un argomento che volevamo naturalmente un po'... Sì, allora siamo sviluppare, dalla settimana siamo in par condicio, quindi non ci siamo sdilanciati siamo stati molto leggeri, però ecco, cercate di premiare le persone che hanno a cuore il nostro territorio, che l'hanno dimostrato con le loro cose, le loro azioni politiche. Il loro impegno. Allora, tra poco per continuare Medipolesine. Siamo sempre noi, quelli di Medipolesine, su Radio Diva e Medipolesine Web TV, e adesso abbiamo un terzo titolo molto, molto interessante. Parliamo di smart working e però anche i di servizi. Allora, ho preso spunto da un paio di post, non uno solo, un paio di post che c'era su 6 di Porto Rico, 6. Dove c'è scritto: per caso c'è qualcuno che sa dirmi come mai non si riesce a telefonare al CUP? Allora, e qua parte la constatazione. Io ieri ero in un ufficio pubblico, allora da una parte non c'era, tanto bisognava telefonare per entrare, e ho aspettato 20 minuti prima che mi rispondessero, perché non so perché, però fatto sta che non mi rispondevano, e quindi di servizio gigantesco da questo punto di vista. Poi con lo smart working, molto spesso non trovi la persona che deve appunto darti una risposta, oppure magari hai fatto dei chilometri. È successo poco tempo fa, andare a Rovigo, ricordiamo che per noi andare a Rovigo sono 90 km, 45 tornare, sì. E con la stessa facilità che sono arrivato là mi hanno detto: guarda, il funzionario oggi è andato da un'altra parte e non c'è, devi ritornare domani. Quindi, grazie mille, come è successo a me, certo, ad altre persone. Questo fatto viene poi aggravato sempre di più dal discorso dello smart working, perché ricordiamo, lo smart working si dovrebbe lavorare a casa, gli orari sono molto flessibili, però che tu faccia il lavoro che dovresti fare in ufficio alle 9 di mattina che fai alle 2 di notte, è vero che è un problema tuo, però a me non dai un servizio. Esatto, sì. E naturalmente lo smart working tra il pubblico e il privato, chi lo ha tastato con mano, appunto avendo avuto bisogno, sa che non è così
si dice, uguale e a parametri uguali. Sì, sì. Lo smart working nel privato funziona, lo smart working nel pubblico ha qualche difficoltà. Non ultimo il fatto che quando c'è bisogno, guarda caso, non trovi. Non trovi nessuno. Non trovi nessuno. Quindi, che dire? Allora, fin quando c'è sta dualismo tra il pubblico e il privato, il nostro paese non crescerà, non crescerà, non crescerà. Quindi meditiamo, gente, meditiamo. Ok, ma chi siamo noi? Allora, questo era un appunto, insomma, ma penso anche ai cittadini, insomma. Sì, cioè, poi dopo se siano resi da soli di questa situazione, però, insomma, è giusto un po' rimarcare, anche perché però dopo se un giorno ha dei lati positivi ma anche dei lati negativi. Faccio un link. Allora, se ci tirate per la coda troppo, dopo ci giriamo e mordiamo, che è una reazione animalesca del corpo. Mi viene in mente un'altra roba, che visto che ne ho preso una ieri di multe. Cioè, non puoi mettere ogni millimetro un autovelox per far cassa, perché prima o dopo non ci incazzeremo, non li pagheremo più, perché non ce la facciamo più pagare. Cioè, se mi fai 4 multe per eccesso di velocità dove c'è 70, facevi gli 85, 90, è il mio caso, no? Però, vabbè, sì. Però l'autovelox è nascosto dal gol, è vero che è segnalato tutto quello che vuoi, vuol dire che mi stai tendendo un tranello per far cassa, e questo prima o dopo di sera non è più illuminato l'autovelox. Tra l'altro non è più illuminato, eccetera, eccetera. Non solamente uno, un po' tutti quanti, non sono più illuminati. Quindi prima o dopo la gente si arrabbierà, e quindi dopo quando si arrabbierà, sappiate che noi ve l'avevamo detto. Dopo, ma chi siamo noi? Magari qualcuno si incazza, ecco. Sì, ma poi dopo l'abbiamo visto che le reazioni delle persone sono imprevedibili e poi possono scattare veramente quando ci sono i nervi fuori di pelle, sì. Non ricordare, dicevo. Possono arrivare da un qualsiasi pretesto. Va bene, dai, dobbiamo chiudere questo blocco, perché siamo stati un tantino lunghini. Ci sentiamo tra pochissimo per ovviamente continuare Made in Polesine. E allora siamo rientrati ancora una volta, perché noi abbiamo vari step, e adesso siamo per affrontare il penultimo titolo di oggi. Parliamo di Stato e italiani. Allora, sono due parti che non vanno molto d'accordo. Diciamo che questa puntata è una puntata che dovrebbe essere rilassata per le vacanze, però sono molto arrabbiato. Sì. Forse perché ho preso la multa. E questo incide può essere sull'umore soprattutto. Allora, Carlo Cottarelli, che è quell'economista che conosciamo, che è molto spesso da Floris, eccetera, ha fatto un tweet dove c'è scritto: nel 1945 mio padre aveva 23 anni, mia mamma 20, gente come loro ricostruì l'Italia dopo la guerra. E poi sottolinea: non fu il piano Marshall, ricordiamo il piano Marshall fu quel aiuto economico straordinario del quale stiamo ancora pagando le conseguenze, perché un pochino poi dopo siamo stati vincolati, sì. Che l'America appunto ci concesse. E quindi, dice appunto Cottarelli, non è stato il piano Marshall. E oggi diciamo grazie all'Europa per il Recovery Fund, ma alla fine soltanto gli italiani potranno far partire l'Italia. E questa, secondo me, è una grandissima verità. Ecco, ritornando al discorso pubblico e privato, stiamo perdendo per strada troppi parametri e troppi capisaldi del privato. Per primo, gli artigiani sono scomparsi, le aziende che stanno portando le sedi in Olanda o in altre parti o in altri paradisi, e questo e quest'altro. Quindi, abbiamo la stessa voglia di ripartire che avevano appunto i genitori di Cottarelli, che nel 1945 hanno fatto l'Italia, un'Italia distrutta dalla guerra ed è diventata la quinta potenza mondiale. Secondo te li abbiamo? Cioè, vedi nella nostra generazione, ma secondo me non ci sono prospettive di questo tipo in questo periodo, anche perché sembra che qualcuno ci metta sempre comunque i bastoni tra le ruote. Quando cerchiamo di fare qualcosa, non so se è il nostro Stato o magari
magari anche l'Europa stessa, non so, che ci tiene molto, molto a bada, mi sembra che ci impedisca di volare un po' più in alto, cioè dobbiamo rimanere lì, cioè, non la vedo rosea sicuramente la situazione per il futuro, per gli anni che verranno. Mi dispiace per noi, perché adesso siamo in piena attività, soprattutto per i nostri figli, le generazioni che poi dovranno affrontare queste situazioni che forse non riusciranno a venirne fuori. La vedo molto. Ecco, questa qua è la domanda, praticamente, siccome sono, giustamente diceva, sono soltanto gli italiani potranno far ripartire l'Italia, abbiamo ancora le energie per farla ripartire? Punto di domanda. A voi la risposta. Vabbè, quindi meditate. Vi lasciamo con questo dubbio apoletico. Alla meditazione. Va bene, meditate. Okay. Dai, allora, ci sentiamo tra pochissimo per concludere Medipolesine. E questo, miei cari, è l'ultimo argomento di oggi, un po' più leggerino, se vogliamo. Nel senso che non parliamo di argomenti profondi, ecco, se vogliamo, però parliamo comunque del maltempo che si è diciamo sviluppato, manifestato in questi giorni tra agricoltura e turismo. Sono stati dei danni, sono state delle situazioni spiacevoli. Ecco, ricordiamo, sabato scorso è stata una delle giornate più torride o più afose. Qualcuno ha detto, non si dice torrido, si dice o afoso o torrido. Diciamo afose. Vabbè, che poi alla fine è la stessa cosa, beh. Non è la stessa cosa, vabbè, però comunque in ogni caso è già andata caldissima e poi dopo sabato sera si è scatenata l'ira di Dio. Ricordiamo che molti paesi, sia della provincia di Rovigo che della provincia, vicina alla provincia Ferrara, Ravenna e Verona e Vicenza, sono stati colpiti da tornadi, altro la stessa vicina Adria, quindi con Mazzorno sinistro, anche taglio di poco Mazzorno destro, Rosolina Mare, in Barricata. Ricordiamo che già l'anno scorso, proprio il 3 agosto, ci fu quella tromba d'aria che distrusse un po' di cavane. Poi dopo, il 12 novembre, 13 novembre, un'altra botta. Allora, la botta finale. Dobbiamo convivere con questi cambiamenti repentini. Quindi, visto che non possiamo fare niente contro una natura che si sta ribellando un pochino alle violenze che gli abbiamo fatto, e se dovessimo recuperare e volergli più bene, ci vorranno degli anni per recuperare il suo amore. Sì, probabilmente è come una donna tradita, che le donne tradite non dimenticano, archiviano, scrivono. Archiviano. Quindi ci resta solo da dire che abbiamo solidarietà a due settori che quest'anno sono stati veramente colpiti in maniera importante: il turismo per il lockdown e altre cose simili, e l'agricoltura, che purtroppo ogni anno deve fare i conti con il passaggio di qualche tornado che poi distrugge i raccolti, eccetera. E quindi, visto che le aziende agricole, perlomeno quelle medio-piccole, stanno soffrendo perché non hanno margini di guadagno, e con questa botta, insomma, questa botta hanno un altro momento di difficoltà. Grande solidarietà, cosa possiamo fare, cosa si può fare, non lo so. I don't know proprio. Non so se tu lo sai, ma io proprio. Contro questa natura, naturalmente, non è che si possa fare. Sì, l'abbiamo violentata. È discorso di prima. Quando tiri la coda a qualcuno, prima o dopo si gira, sì, e ti morde. Esatto. Ecco, quindi meditiamo, gente, meditiamo, parlando per metafore. Non sta fanno battuta. No, c'è una barzelletta metafora che non possiamo. Vabbè, parlando per metafore, la natura sta a noi cittadini contro il nostro Stato. Vabbè. Solidarietà. Beh, ci sentiamo tra poco per i saluti finali. Va bene, allora siamo veramente in conclusione dell'appuntamento anche oggi. Noi, come sempre, vi ringraziamo del vostro gentilissimo ascolto. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito attraverso Radio Diva, quelli che ci hanno seguito anche attraverso Medipolesine. Vi ricordo la replica sabato mattino tra le 11 e mezzogiorno, naturalmente su Radio Diva, mentre se volete riascoltarci e rivederci, non c'è granché da vedere. Belli come il sole, siamo su Medipolesine. Siamo su Medipolesine. Siamo troppo belli. Sei un po' vanitoso oggi, Sì, mi sono truccato. Sì, è vero che...
Bene, vi ringraziamo, l'appuntamento è arrivato per la prossima settimana, da parte mia, Davide Tefanelli, e Andro Maggi, vi auguro di un buon fine settimana e come sempre il nostro countdown, 3, 2, 1, ciao, ciao a tutti! Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio, Leandro Maggi e Davide Stefanelli.